Adesso possiamo davvero tracciare, insomma, il bilancio della chiusura di questi 3 giorni. Estremamente positivo, non solo per la presenza delle autorità che ci hanno onorato della loro presenza, il Presidente Mattarella, il Presidente della Camera Fico, il Presidente del Consiglio Conte, 6 ministri, argomenti trattati con grande dovizia di approfondimento, ma soprattutto perché c'è stata una grande partecipazione dei sindaci. Abbiamo praticamente raddoppiato il numero di presenze di Rimini, talvolta mettendo anche un po' in difficoltà l'organizzazione, ma è stata una vetrina spettacolare per la nostra città e tutti ci hanno riconosciuto una città bellissima che pochi di loro conoscevano, e quindi l'immagine di Arezzo gira adesso per l'Italia. Grandi temi affrontati, il Presidente De Caro, e non c'era dubbio, eletto per acclamazione, ne abbiamo avuto il riscontro adesso con questa lunga e bellissima intervista. Anci, che si propone sempre di più come elemento di riferimento per i sindaci, ma credo da questa assemblea anche per la politica. Com'è andata rispetto alle istanze che lei proprio portava personalmente per il Comune di Arezzo, quindi sovrintendenza e due mari? Allora, sulla sovrintendenza un'apertura da parte del Premier Conte, che mi ha detto che ne parlerà personalmente con Dario Franceschini. Mi ha chiesto in tutta sincerità, siamo colleghi universitari, ci diamo del tu da tanto tempo, mi ha detto: ma è una questione di bandiera, è una questione di oggettiva funzionalità? E gli ho dovuto dire: è una questione di oggettiva funzionalità, perché tenere insieme la sovrintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto col patrimonio culturale che abbiamo anche tra Arezzo e Siena e anche a Grosseto è impossibile. Non può un sovrintendente con tutta la fatica che fa, e la fa oggettivamente, essere qui soltanto una mattina alla settimana, perché non può fare diversamente. Lui ha capito e ha detto: ne parlerò con Franceschini. Sul secondo tema, il completamento della Due Mari, la De Micheli ha detto: bene, parleremo, in Regione è stata molto più blanda. Ci sarà una riunione il 28 in Regione per parlare anche di questo. Ovviamente l'assessore Ceccarelli fa parte di questa partita, io le ho ricordato la soluzione prospettata da me all'ANAS 4 anni fa di dividere in 2 lotti il tratto aretino, perlomeno intanto di completare Palazzo del Pero Arezzo perlomeno, e poi il nodo di Olmo a seguire. Però insomma mi è parsa che è stata sentire, ma non mi ha dato certezza di risoluzione. D'altra parte, se ci è voluto 40 anni ora che arrivi il ministro oggi e lo risolva per sempre, la vedo dura. Comunque l'attenzione c'è. Il Presidente De Caro ha detto: se non ci ascoltano noi ci candidiamo. Lei ha dato la sua disponibilità intanto per le regionali, che si fa? Io ho dato la mia disponibilità a occuparmi di politica in questa fase, diciamo, della mia vita. Se lo farò come sindaco ne sarò orgoglioso, se lo dovrò fare in qualche altro consesso staremo a vedere. Comunque il mio impegno civico c'è.